Buongiorno Shure, buongiorno Shur, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video haul. Sono andata al DM a Milano, finalmente dopo un sacco di tempo ce l'ho fatta e ho preso un po' di cosine interessanti. Ma prima di vedere che cosa ho comprato, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, attivate la campanella per non perdere nessun nuovo video e lasciatemi un like. Ora possiamo iniziare. Allora, ho preso un po' di cose mio marito e un po' di cose io. Quindi ci sono anche le cose, vabbè, per i maschietti, insomma, tra virgolette, però le ha prese lui, va bene. Allora, andiamo con il primo articolo. Si chiama Profissimo ed è una spugna per lavare, penso, i piatti. Spugna con manico e dispenser. Ah, figo! Ha il dispenser del detersivo. Vedete qua, mettete il detersivo e lavate i piatti. Tarararara. No, la macchina no, perché gratta. Bellissimo, cioè col dispenser. Però non ho idea di quanto l'abbia pagato. Non ho idea. Perché poi dice che rilascia la quantità giusta di detersivo, per cui non ci sono sprechi. Poi ha preso spugna. Sì, in microfibra, i soliti panni per pulire. Guardate che bello questo colore. Poi ha preso altra spugna, questa è per lavare la macchina, è quello di panno Dino, penso. Sì, vedete che qua c'è la foto della macchina. E niente, poi cosa ha preso ancora? Poi, questo qua che cos'è? Ah, WC, le tavolette da mettere nel WC, che queste qua rilasciano il colore. Se non mi sbaglio, bisogna metterle nella vaschetta dell'acqua. E ogni volta che tirate l'acqua è colorata ed è profuma tantissimo anche, guardate, ne ha presi due. Se trovo lo scontrino, se qua dentro, che mio marito c'ha il vizio di metterlo in tasca, poi cosa fa? Lo arrotola e quando è arrotolato butta, perché non si ricorda più che cos'è, sempre così. Sapete quanti biglietti di parcheggio ho buttati? Non avete idea. Poi, altro... Sì, sempre, no, forse questo è per la lavastoviglie, questo è il profumo per la lavastoviglie, sì, e poi tocca a me. Allora, mi sembra che non c'è niente. Allora, guardate cosa vi devo far vedere, guardate, oddio, ma quanto è bello. Allora, ho trovato questa marca che si chiama 183 Days. Io non l'avevo mai sentita e non ci avevo mai fatto caso neanche al DM di questa marca qua. Io l'ho preso per la bellezza. E questo qui è uno spray fissante per il make-up. Cioè, è stupendo! Vediamo, visto che sono truccata, così sento anche il profumo. Vediamo, eh. Ha un buonissimo profumo, buono, però non riesco a capire che cos'è. Qua non lo dice, tenere lontano dagli occhi, non lo dice, però è troppo bello. Poi, altra chicca, allora, guardate questo, è stupendo, guardate, ma quante carine, cioè veramente io questi li ho presi per la bellezza, vedete, sempre 183 day ed è un lip gloss ed è un ghiacciolino, vedete, no vabbè, cioè, guardate, è stupendo. Io, cioè, non ho mai sentito, mai visto video di questa marca. Vediamo, non l'avevo neanche aperto. Eccolo, il colore è bello. Allora, ha un buonissimo profumo, però non riesco a capire, di frutta comunque, eh? Bello il colore.
Poi ho preso sempre di questa marca, perché proprio volevo provare i loro prodotti, la cipria per fare backing. Vedete? Cipria, perché effetto rugiada c'è scritto. Ed è così, c'ha la sua spugnettina e sotto c'ha i buchetti con un tappino. No, sto guardando se c'è l'adesivo. Sì, mi sa che c'è un adesivo da togliere e c'è tutta la polvere. Poi mi piace perché non è grandissima, quindi dà soddisfazione che ce la facciamo a finirla. Volevo vedere se aveva qualche profumo particolare. No, non riesco a toglierla. Facciamo così, la proviamo in qualche video make-up. Così, almeno. Perché è carinissima anche questa. Poi, allora, questa qui, comunque se non ricordo male, i prezzi più o meno erano tipo 3,50, 4,50, 5,50, più o meno così, più o meno come Essence. Allora, questo qui che cos'è? Glam Pot. Guardate, c'è il diamante. Ma cosa sei tu? Che non mi ricordo. Allora, è 010, champagne. Vediamo, forse è l'illuminante. Guardate. Però questo qui non mi ricordo di averlo preso. Oddio che... Vediamo. Non riesco a capire se c'è sopra... Ha una sensazione stranissima. Sembra gomma. Sembra gomma. Però onestamente io l'avrei preso color oro, non questo colore qui. Si vede? Allora, ci riprovo. Però magari... non so, non riesco a farvelo capire. Per me non è l'illuminante, è appiccicoso. Oh, eccolo. Anche se gli sembra oro, ma è... Ora l'ho trovato, c'è scritto illuminante champagne, però secondo me hanno sbagliato a attaccare questa etichetta perché non è champagne e illumina, però appiccica. Proviamo a lasciarlo lì un po', magari si asciuga, perché dalla consistenza quando lo toccate sembra un lip gloss, non un illuminante, appiccica, cioè è un ticcio, ma adesso qua meno. Facciamolo asciugare, vediamo. Poi ho preso questo che cos'è? Non lo so. Questo qui di Essence. Allora, si chiama Hello Good Stuff. È un spray viso idratante e illuminante. E dovrebbe essere di qualche gusto. Ah, watermelon. Quindi vado. Vediamo com'è questo watermelon. No, aspettate. Ah. Bello lo spruzzo! Solo che perde un po'. Mi si è bagnata tutta la confezione. Sa di anguria. Figo! Allora, ho trovato lo scontrino, però facciamo così. Mentre... Quando monto il video vi scrivo i prezzi sotto, così almeno non sbagliamo, perché adesso vi farei perdere tempo, visto che abbiamo un sacco di cose. Poi ho preso il mio profumo da teenagers che usavo quando ero una ragazza, però ho preso, allora la marca è questa di Alyssa Ashley, però io usavo quello base, diciamo. Invece questo qui è vaniglia e cocco, perché ero indecisa, ho detto... Ma sì, quello lì lo conosco, però questo qua è più recente, magari è più buono. Comunque questo me lo ricordo, l'ho pagato 10 euro, 100 ml. Devo dire che non hanno aumentato mai i prezzi di questo profumo. Magari costava di più quando lo compravo io, non mi ricordo. Ed è... Si sente il cocco? Si sentono tutte e due, il cocco e vaniglia. Secondo me poi quando va a sfumare rimane di più uno piuttosto che l'altro.
Però è buonissimo, è fresco, mi piace. Però mio marito mi ha detto: a me piaceva di più l'altro. E io ho preso la palla al balzo, la prossima volta lo prendiamo. Tanto per 10 euro. Però guardate quanto ce n'è, cioè ce n'è veramente tanto. Poi, allora, ho preso un sacco di cose. Allora, sempre di Essence, ho preso, sì, almeno Essence, magari che sbaglio. Essence, sì, sempre Hello Good Stuff, un siero viso, c'è scritto idratante e glow all'ananas, all'ananas, guardate, è giallo giallo come l'ananas, vediamo, no, sa di brutto di ananas. Buono. Sì, poi vabbè, fa un po' la schiumetta. Adesso così lo devo provare bene. Niente, dice siero idratante, quindi di usare sulla pelle. Questo sempre dello 183 Days è una base make up al cocco. Vediamo. Mi sono data proprio alla frutta. Infatti, quando li ho visti, ho detto: no, non posso non prenderli. E guarda caso, è uscita la linea di Kiko alla frutta. Cioè, io l'ho presa già perché Eleonora mi ha detto che doveva fare l'ordine, cioè che aspettava l'ordine, ma io li avevo già comprati. Non sa, ha un buon odore, però io onestamente. Il cocco non lo sento. Non lo sento proprio il cocco. Pochino pochino. Magari adesso sono presa da un po' di profumi qua. Questo è buonissimo comunque, veramente buono. E non è dolce, eh? No, no, è proprio si sente lieve, però si è profumata. Non è quel profumo che ti dà fastidio. Poi. Allora, forse gli ultimi due prodotti make up. Allora, dell'Essence ho voluto prendere queste ciglia finte che avevo provato quelle vecchie plasticone. Vi ricordate quelle vecchie in quel cartonato grosso, ma erano di plastica, non mi piacevano. Invece queste sono già fatte bene e si chiamano Lash Princeps e sono fatte così. Belle, sono belle. E poi ho voluto prendere di Catrice il Liquid Camouflage. Io ho preso il numero 20, Light Beige. Ho preso il numero 20, spero che non sia troppo chiaro. Lo volevo provare. Poi, e questo era il make-up, almeno penso di sì. Poi ho preso un po' di maschere. E ho preso, allora, purificante bava di lumaca. Guardate com'è, a due pezzi. Ed è questa qui fatta in idrogel. Poi, Balea Beauty Collagen. Quindi al collagene. E qua c'è sempre la foto della maschera. È sempre a due pezzi. Poi, Balea Vitamina C. Così abbiamo un po' di tutto. Questa qua l'ho presa perché è idrogel illuminante, quindi alloro illuminante, maschera rigenerante della MAC. Ah sì, non vi ho detto, no, Balea l'ho detto, sì. Ah, questa qua era della Active Mask, questa bava di lumaca e questa qui è della L'Oreal rimpolpante. Rimpolpante e niente, questo era tutto, non c'è più niente, sono proprio contenta, ho preso tante cose carine, non vedo l'ora di iniziare ad usarle, soprattutto questi qua di make up che sono proprio una novità. Ah, vediamo, allora appiccica meno, però appiccica, secondo me questo è bello quando ci trucchiamo.
naturali, cioè senza polveri, e non fissiamo nulla se non con il fissante, il fix spray. E devo provare a fare proprio tutto un make-up tutto in crema e mettere questo e vedere come si comporta, se se ne va in giro per il viso o se rimane lì. Dobbiamo provare, dobbiamo fare un po' di prove. Allora, il video termina qui, spero che vi sia piaciuto, scrivetemi nei commenti se conoscete questa marca, il 183 Days, perché io ho mai sentita, se la conoscete fatemi sapere come sono i loro prodotti. E noi ci vediamo domani con un nuovo video, ma prima di andare via, ehi raga, facciamo festa, sì!